Lo adorarono. Allora Gesù disse loro, Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Gli undici discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro, A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Emanenza Gentilissimo Padre Brian Lovo, decano della Facoltà di Missiologia, gentili relatori, cari studenti, docenti, cari graditi ospiti, amici, tutti, buongiorno. Sono lieto di porgervi il mio cordiale benvenuto oggi qui alla Pontificia Università Gregoriana in occasione di questa giornata di studio dedicata alla Costituzione Apost Apostolica. Predicate Evangelium. Ad un primo sguardo, può sembrare strano che la facoltà di Missiologia abbia scelto questa Costituzione come tema proprio della sua giornata de di studio. Ma la chiave di lettura di questa giornata ce l'offre Papa Francesco, nel preambolo, al numero 10, affermando che il Papa, i Vescovi, e gli altri ministri ordinari non sono gli unici evangelizzatori nella Chiesa. Essi sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo. Ogni cristiano, in virtù del battesimo, è un discepolo missionario nella misura in cui si è incontrato con l'amore di Dio in Cristo Gesù. Scorrendo il testo di questa Costituzione si comprende bene che l'evangelizzazione e la conversione missionaria non sono solo i temi ricorrenti, ma una delle idee ispiratrici di questo testo. È interessante notare che il primo di Castero menzionato nel documento è quello per l'evangelizzazione, costituito da due sezioni, quella per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo e quella per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari nei territori di sua competenza. Il fatto di averlo indicato come il primo decastero della Curia è frutto di una scelta che indica la preoccupazione principale di Papa Francesco, Annunciare il Vangelo. Ma c'è un'altra priorità che ritorna in tutto il testo ed è il ruolo dei laici. Nel preambolo, allo stesso numero 10, già citato, il Papa afferma che la riforma deve prevedere il coinvolgimento di laiche e laici anche in ruoli di governo e di responsabilità. Suo Eminenza, il Cardinale Ghirlanda, nell'articolo pubblicato sull'Osservatore Romano lo scorso 21 marzo, l'ha sottolineato il ruolo dei laici come un aspetto innovativo del documento. Ho scritto molto di più, ma non voglio calpestare questo intervento che viene. Questo pomeriggio ci saranno due sessioni. Una dedicata alla ministeri ministerialità femminile nella Chiesa e l'altra alla frontiera missione. La Costituzione predicata in Evangelium sicuramente sic ne è stato un punto di arrivo, ma sotto molti aspetti è un punto di partenza. E la mia attenzione è a tutto rivolto a voi studenti che usciti da queste aule in uscita. sarete i discepoli missionari. Ringrazio Padre Lobo che ha voluto fortemente questa giornata di studio, che è sempre molto attento alle sfide dell'evangelizzazione e alle sfide missionarie che devono essere trattate in un modo universale e locale e che ha sempre un'attenzione particolare per la formazione continua negli studi. Ringrazio, ringrazio molto anche la professoressa Rosalba Manes, che ha seguito da vicino e con una sensibilità particolare l'organizzazione di questa giornata di studio. Anche voglio dare i miei auguri per la sua nomina come consultore del Dicastero per i Chierici, un altro segno che il Papa Francesco vuole più donne in teologia per aiutare la Chiesa ad andare avanti. E infine non posso che ringraziare anche voi studenti per la fiducia con cui avete scelto la Gregoriana per formarvi, affidandovi a noi. Augurandovi un felice svolgimento di questa giornata di studio, lascio ora la parola a Padre Lobo. Grazie. Grazie Padre Mark Lewis, Sua Eminenza, Cardinale Gianfranco Ghirlanda, illustri, relatori, cari docenti, studenti e amici. È una gioia darvi un caloroso benvenuto a questa iniziativa della nostra Facoltà, che vuole sempre essere al servizio della missione della Chiesa e alla evangelizzazione del mondo contemporaneo. La Costituzione Apostolica Predicate Evangelium è un documento su cui la nostra facoltà vuole riflettere perché prima di tutto ci mostra la via dell'auto-evangelizzazione, cioè la evangelizzazione della Chiesa stessa per poi portare la luce di Cristo con un nuovo entusiasmo ad amore, ad amore per dispedere il buio nel mondo. E cito Papa Francesco per questa idea di questo documento. La conversione missionaria della Chiesa è destinata a rinnovare la Chiesa secondo l'immagine della missione di amore propria di Cristo. I suoi discepoli e le sue discepole sono quindi chiamati ad essere luce del mondo. E questo è il modo con cui la Chiesa riflette l'amore salvifico di Cristo che è la luce del del mondo. Con questa speranza e secondo l'invito del Papa vi auguro una bella e proficua giornata di studio. Uh, alla fine o magari all'inizio come anche il nostro Padre Rettore ha, ha detto, ha ringraziato la Professoressa Manes vorrei come Decano della Facoltà ringraziare profondamente la Professoressa Manes perché il uh, il pilastro di, di tutto questo programma, di tutta l'organizzazione è la professoressa Manis. E perciò un applauso per lei prima, perché dopo... <applause> Ma se ci fossero sbagli durante il programma è la colpa di, della professoressa. Grazie. Carissime e carissimi tutti, autorità, relatori, relatrici, ospiti, colleghi, studenti, studentesse, tutti voi che siete convenuti in questa aula magna della Pontificia Università Gregoriana, buongiorno e benvenuti. Grazie di aver accolto questo invito a vivere questa giornata con noi, tutta dedicata alla Costituzione Apostolica, Predicate Evangelium possiamo per introdurci ai lavori eh, vedere questo video promo che è stato realizzato da una nostra studentessa Veronica Brunkov che sta prendendo anche le foto consacrata del Regno Uncristi, ecco studentessa della nostra facoltà di missiologia che appunto ha realizzato questo video che ora vediamo insieme. Saluto con cordialità, riconoscenza e stima Sua Eminenza, il cardinal Ghirlanda, già rettore magnifico della nostra università. Docente della facoltà di diritto canonico, ma anche il nostro professore al primo ciclo di teologia, al quale un grande debito che custodisco nel cuore di gratitudine, perché attraverso lui ho conosciuto la vocazione dell'Ordo Virginum quando ci lesse il Canone 604. Ancora grazie. Ecco, sarà lui che ci farà sondare meglio i contenuti della Costituzione Apostolica predicate Evangelium. Saluto il Reverendo Padre Rettore, Mark Lewis, che ha accolto con grande entusiasmo l'organizzazione di questa giornata per la sua squisita disponibilità. Ringrazio il Padre Decano, il Padre Brian Lobo, che ha fortemente voluto l'organizzazione di questa giornata e appunto ha per poterlo condividere, per poterla condividere con i nostri studenti, colleghi, con l'università tutta e con gli amici convenuti dall'esterno e che con grande fiducia mi ha affidato l'organizzazione di questo evento. Voglio ringraziare e salutare anche eh, la professoressa Sandra Mazzolini, decano della facoltà di missiologia dell'Università Pontificia Università Urbaniana. Grazie di essere qui con noi. E ringrazio ancora tutti coloro che hanno permesso di ehm, organizzare questa giornata, la nostra super efficiente segretaria Francesca Anastasi che ci ha aiutato tantissimo, l'ufficio Eventi preziosissimo, una persona di Maria, Cristina, l'ufficio Stampa e Comunicazione, il dottor Paolo Pegoraro, la Fondazione Missio che ci ha prestato i pannelli della mostra che potete eh, vedere nel quadriportico, la mostra Timeline of Evangelization. E poi la libreria, la nostra libreria, Gregorian and Biblical Press, che sarà con noi fino alle 17, avrà questo banchetto con i libri dei relatori e altri testi. E poi un grazie particolare agli studenti che ci stanno aiutando, Veronica per le foto, ehm, Denise e Fernando Luis per l'accoglienza e le care hostess della nostra università che sono qui con noi. La Facoltà di Missiologia vi accoglie in questo venerdì, primo venerdì del mese, quindi consacrato alla misericordia, ma anche faticoso dal punto di vista dei trasporti. Eh, sicuramente non sarà stato semplice per voi arrivare e alcuni purtroppo non potranno venire a causa di questo sciopero ehm, nazionale, generale, che coinvolge il trasporto, la scuola, la sanità, indetto dai sindacati per come dire, tutelare alcuni diritti dei lavoratori. La nostra facoltà appunto vi accoglie con gioia perché vuole attraverso questa giornata anche un po' mh, presentare ulteriormente e, eh, come dire, continuare questo mh, processo di consolidamento della propria vocazione all'interno dell'università e nella Chiesa, ehm, prefiggendosi sempre di più questa finalità, la formazione di laici, sacerdoti, religiosi che vogliono approfondire i temi relativi alla missione cristiana e che si preparano ad offrire un servizio missionario di evangelizzazione in tutto il mondo. Una mh, offerta formativa, la nostra, attraverso lo studio sistematico ed interdisciplinare dei fondamenti, della natura missionaria della Chiesa, dei metodi che contraddistinguono la sua azione apostolica nel mondo e la sua storia bimillenaria, delle questioni di frontiera, teologiche, sociali e del dialogo interculturale e interreligioso. Alla vigilia della memoria di San Francesco Saverio, patrono delle missioni, la facoltà ha organizzato per oggi questa giornata sulla predicata Evangelium che rilancia il tema del carattere missionario della Chiesa e tratta approfonditamente della riforma della curia romana e del suo servizio alla Chiesa nel mondo. Questa Costituzione ha portato a termine... Che eh, appunto è entrata in vigore a Pentecoste di questo anno, il 5 giugno del 22, ha portato a compimento un cammino di riforma durato quasi un decennio. Un percorso che ha accompagnato fino ad oggi il pontificato di Papa Francesco e che ha avuto inizio nelle discussioni delle congregazioni generali precedenti il conclave del 2013. E, Ecco, la locandina che avete tutti visto ha cercato di mettere un po', così di offrire una sintesi, così come la natura delle immagini, offrire un po' la sintesi dei contenuti di questa giornata. L'immagine della locandina è ispirata ai mosaici dell'Atelier d'arte di teologia del centro Aletti diretto dal padre Marco Ivan Rupnik ma è realizzata dal grafico che collabora con noi Francesco Caizzone ecco l'immagine vuole proprio esprimere questo pietro e Maddalena il Vangelo corre a due voci è un'immagine che si ispira a un fatto che viene raccontato da Luca negli Atti degli Apostoli nel capitolo 3, nel capitolo 3 degli Atti, è l'incontro di Pietro e Giovanni con lo storpio alla porta bella del Tempio. E questo eh, brano è un brano particolarmente a cui eh, Luca dà un particolare rilievo negli Atti degli Apostoli se appunto dedica ben due capitoli. A questo evento, capitolo terzo e il capitolo quarto. E l'evento è incastonato tra due, i due sommari degli Atti degli Apostoli, quello del capitolo 2 e del capitolo 4, che offrono uno spaccato sulla vita della comunità nascente, sulla, sullo statuto, sull'atmosfera dei primi cristiani, l'atmosfera della Chiesa Madre di Gerusalemme, che è la coinonia. La comunione, questo essere non solo l'uno accanto all'altro per vivere la sinodia, cioè camminare insieme, essere comitiva, compagnia, eh, andare insieme lungo la strada, ma anche per sperimentare eh, la vita stessa di Dio, il dinamismo della Pericoresi Trinitaria, essere l'uno nell'altro, divenuti corpo di Cristo la sua chiesa, il suo prolungamento, il prolungamento della sua carne nel mondo. E quindi questo brano si interseca ad un altro brano, quello dell'annuncio eh, dell ricevuto da Maria di Magdala da parte del risorto. Nel capitolo 20 di Giovanni, Giovanni 11, 18. Ecco, questi due brani sono stati accostati, messi insieme in questo, in questo disegno, per indicare appunto questa sinergia del maschile e del femminile che annunciano il Vangelo. Pietro parla appunto. Ehm, allo storpo, storpio, che è immagine: uno storpio anonimo, immagine dell'umanità ferita ai bordi della strada, un uomo che è storpio, come dice Luca, sin dal grembo di sua madre, che un'umanità ferita da sempre, la ferita che portiamo tutti del peccato originale, ma poi tutte quelle ferite storiche legate appunto alle strutture di peccato che ci sono nel mondo, legate alla povertà, alla miseria, alla malattia, l'umanità. Humus. Quindi quest'uomo a terra, come humus, e anche in un atteggiamento di prostrazione, di umiliazione, perché deve dipendere dalle mani degli altri. E quindi ecco questa um, chiesa dei redenti. Ecco, Pietro che nel brano è insieme a Giovanni nel brano di Atti 3, che si accosta, guarda questo storpio, chiede allo storpio di guardare verso lui e Giovanni. Pietro e Giovanni sono descritti come se fossero un'unica persona. Eh, Pietro insieme a Giovanni disse, eh, c'è cioè un condividere, uno stesso movimento e c'è appunto l'atto personale di Pietro che parla a nome dei due guarda verso di noi e poi il povero che aspetta lo storpio che aspetta l'elemosina si sente rivolgere queste parole. scusa, andata indietro. Non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù il Nazareno. Alzati e cammina. Ecco questa Ehm, esperienza appunto del comunicare attraverso la menzione del nome di Cristo, l'esperienza di sprigionare la potenza del risorto, la dynamis del risorto che i discepoli hanno ricevuto con la Pentecoste, questa effusione comunitaria. Alzati e cammina, lo prende per la mano destra e lo storpio si risolleva e dà povero, da emarginato, diventa cantore, diventa liturgo, entra nel Tempio insieme a Pietro e Giovanni. E poi, accanto a questa immagine, appunto, quella di Maria, di Magdala, che viene chiamata dal risorto, viene estratta dal suo pianto, dal suo dolore e le viene consegnata una vocazione. Eh, quella che appunto si legge nel capitolo 20 di Giovanni, al versetto 17. Vada ai miei fratelli e di loro salgo al padre mio e padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Mm, lei che è stata chiamata l'apostola degli apostoli, che porta questo, potremmo dire, proto kerigma il cherigma della figliolanza, della filialità, della fraternità. Ecco, la nuova cifra, la nuova architettura di rapporti che caratterizza i redenti, i credenti in Cristo Gesù. E allora è con questo sentire che, che fa un po' da cornice all'intera giornata che noi vogliamo apprestarci ad ascoltare quanto ci dirà il cardinale Ghirlanda sulla predicate Evangelium. Cardinale lo conosciamo ma appunto sono tanti eh, i titoli, e, eh, il suo curriculum è molto, molto ampio, ha mh, conseguito il dottorato in giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma. L'ordinazione sacerdotale risale al 73, nel 79 ha eh, professato nella compagnia di Gesù, nel 78 ha conseguito il dottorato in diritto canonico presso la nostra università, nel 2015 il dottorato honoris causa presso la facoltà di diritto canonico della Pontificia Università di Salamanca, dal. 75 al 2017, ecco, è stato professore ordinario nella, nella facoltà di diritto canonico, nella facoltà di teologia, poi emerito docente, è stato direttore della rivista periodica de Re canonica, è stato dal 93 al 2003 giudice della Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano, è stato decano della Facoltà di Diritto Canonico dal 95 al 2004, dal 2004 al 2010 abbiamo avuto l'onore di averlo come rettore della Pontificia Università Gregoriana, consultore di sette dicasteri della Curia Romana, perito alla nona Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 94 sulla vita consacrata, alla decima assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 2001 sul Ministero del Vescovo. E' membro della Consociatio Internazionalis Studio Juris Canonici, promovendo dell'Associazione Canonistica Italiana, ha scritto diversi libri, più di cento articoli in varie riveste scientifiche, e il 27 agosto di quest'anno è stato creato cardinale da Papa Francesco nel Concistoro Pubblico. Ecco, Sua Eminenza, Padre Ghirlanda, Professor Ghirlanda, a lei la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, e grazie per l'invito. Data il tempo a disposizione soltanto metterò in luce alcuni aspetti fondamentali sotto i quali leggere la Costituzione Apostolica. Bene, innanzitutto brevemente sulla definizione e finalità della Curia Romana. La Costituzione predicata Evangelium all'articolo 1 dà una definizione della Curia Romana più completa non solo di quella che si ricava dal canone 360 del Codice di Diritto Canonico, ma anche di quella che si trovava nella Pastor Bonus di Giovanni Paolo, I, Paolo II all'articolo 1. La Curia romana ha innanzitutto un carattere strumentale, in quanto di esse il romano pontefice si avvale come aiuto per l'esercizio del suo ministero universale e si precisa però che il romano pontefice si avvale ordinariamente della Curia romana, quindi vuol dire che il Santo Padre come aiuto può avvalersi, no, può avvalersi anche di altri aiuti al di fuori della curia romana. Inoltre si specifica che la Curia è al servizio sia del Papa che dei Vescovi. Infatti tutte le questioni che, diciamo, su cui riflette e dà poi delle disposizioni la, la Curia romana sono questioni che oppongono direttamente i vescovi o le conferenze episcopali alla, ai dicasteri su particolari problemi oppure di sua iniziativa intervengono i dicasteri, appunto per aiutare nel governo il, i, i vescovi. E particolarmente poi nella Costituzione appunto si sottolinea più volte appunto questo servizio ai vescovi. Infine, viene data la finalità dell'azione della Curia in una duplice prospettiva, ad intra e ad extra della Chiesa, cioè operare al bene, al servizio della comunione, dell'unità e dell'edificazione della Chiesa universale, sarebbe la dimensione ad intra, e attendere alle istanze del mondo contemporaneo nel quale la Chiesa è chiamata a compiere la sua missione, è la dimensione ad extra. Secondo punto è la natura missionaria ed evangelizzatrice della curia romana. Ora la curia romana, proprio perché è al servizio del romano pontefice, quindi dei vescovi, ha un carattere missionario, cioè l'aiuto che presta è volta all'attuazione della missione che Cristo ha affidato a Pietro e agli apostoli, appunto quello di predicare il Vangelo. E l'incipit. Proprio della, della Costituzione, appunto, predicate Evangelium, e offre la prospettiva sotto la quale, appunto, leggere la, la Costituzione e quindi anche comprendere la curia, la curia romana. E il preambolo della Costituzione rivela il proposito di Papa Francesco, cito, di meglio armonizzare l'odierno. Esercizio del servizio della Curia col cammino di evangelizzazione che la Chiesa, soprattutto in questa stagione, sta vivendo. Numero 3 del preambolo. Papa Francesco, riprendendo un'espressione contenuta in Evangelii Gaudium nel numero 25 e nel numero 30, vede la Chiesa in una conversione missionaria che l'impegna ad un rinnovamento Cito, secondo l'immagine della missione d'amore propria di Cristo e la sollecita a portare agli uomini il dono soprannaturale della fede come luce che orienta il loro cammino in un tempo in cui sono particolarmente bisognosi di essa. Preambolo numero 2. In Evangelii Gaudium 25 l'espressione è più completa, parla appunto di conversione pastorale e missionaria. Ora la riforma della Curia Romana è da considerare all'interno del contesto più ampio della riforma di tutta la Chiesa, cioè della conversione di tutta la Chiesa alla missionarietà. Nella locuzione del 21 dicembre 2019 alla Curia Romana Papa Francesco vede il cuore della riforma nel primo e più importante compito della Chiesa, appunto, l'evangelizzazione come la sua anima più profonda. Allora ribadisce quanto già affermato nel numero 27 di Evangelii Gaudium, cioè che tutta la vita e ogni struttura della Chiesa, cito, diventino un canale adeguato dell'evangelizzazione del mondo attuale. E non un mezzo di autopreservazione, quindi non una chiusura in se stessa della Chiesa, ma volgersi al, al di fuori di se stessa. La riforma delle strutture, continua Papa Francesco, consiste nel fare in modo che esse diventino tutte missionarie, quindi esigono le strutture stesse una conversione pastorale, evidentemente le strutture attuano tale conversione personale perché c'è una conversione, pastorale perché c'è una conversione delle persone che formano le strutture. Le strutture sono formate da persone, non sono enti astratti. Papa Francesco, appunto in tale allocuzione del 21 dicembre 2019, vede tale conversione dettata dalla situazione attuale del mondo. Mentre prima, dice Papa Francesco, si poteva chiaramente distinguere un mondo evangelizzato, quello cristiano, ed un mondo da evangelizzare, quello non cristiano, oggi popolazioni che non hanno mai ricevuto l'annuncio del Vangelo dimorano dappertutto e si stanno spostando lì dove finora c'era solo il cosiddetto mondo cristiano. Papa Francesco fa notare che ormai, cito, non siamo nella cristianità. Fine citazione. Infatti possiamo dire che quella che un tempo era la cristianità, come cito, un presupposto ovvio del vivere comune non esiste più. Anzi, spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata. Fine citazione. Per cui dobbiamo prendere atto di una profonda crisi di fede, qui si rifà a Benedetto XVI, a causa, cito, di una progressiva secolarizzazione della società e una sorta di eclissi del senso di Dio. Benedetto XVI parlava di una tacita apostasia. Tutto questo allora è una sfida che sollecita... Cito a trovare i mezzi adeguati per riproporre la perenne verità del Vangelo di Cristo, fine citazione. È da notare che Papa Francesco non parla di nuova evangelizzazione, ma semplicemente di evangelizzazione, che però possiamo considerare nuova appunto per la situazione nuova nella quale la Chiesa attualmente si trova e che costituisce una sfida attuale per la Chiesa. Papa Francesco. Rifacendosi appunto al Sino del 2012, parla di un, però di una nuova evangelizzazione nei numeri 14 e 15 di Evangeli Gaudium, riconducendola a tre ambiti, la nuova evangelizzazione. Primo ambito, quello della pastorale ordinaria non solo di coloro che regolarmente frequentano la Chiesa, ma anche di coloro che pur conservando la fede cattolica in modo intenso e sincero non partecipano frequentemente al culto, i pasqualini e i natalini. Il secondo ambito, quello della pastorale, di coloro che sono battezzati ma non vivono le esigenze del battesimo. Il terzo livello... Ambito, quello dell'annuncio del Vangelo a coloro che non conoscono Cristo o l'hanno sempre rifiutato. Vede così la necessità di passare appunto da una pastorale di conservazione ad una pastorale decisamente missionaria. Nell'allocuzione del 14 ottobre 2013 al Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, Papa Francesco focalizza l'aspetto fondamentale de non, della nuova evangelizzazione nella testimonianza della fede e della carità, come ciò che rende visibile il Vangelo con la vita e la parola e come movimento rinnovato verso chi ha smarrito la fede e il senso proprio della vita. Quindi sempre quest'idea della Chiesa in uscita da sé, non di conservare se stessa, ma appunto di andare fuori di sé a chi, e poi in questo caso chi ha, o non ha mai avuto l'annuncio della fede o veramente ha perso, ha perso il senso della fede. Da questa urgenza di un nuovo impulso di evangelizzazione deriva il fatto che nella predicata Evangelium il primo dicastero che viene, viene trattato subito dopo la segreteria di Stato è il dicastero per l'evangelizzazione, al quale segue il dicastero per la dottrina della fede. Ora, tenendo conto che giuridicamente tutti i dicasteri sono pari tra loro, quindi non c'è nessun dicastero che vale più di un altro dal punto di vista giuridico, ritengo che quest'ordine non debba essere letto nel senso di una minore importanza del dicastero per la dottrina della fede rispetto a quello dell'evangelizzazione, in quanto l'evangelizzazione non può che consistere nella trasmissione dell'integrità della fede, alla cui tutela è preposto il dicastero per la dottrina della fede. Ma l'integrità della fede è trasmessa solo se si ha l'annuncio del Vangelo. Direi che è da vedere una specie di circolarità tra questi due dicasteri. Chi è primo? Bah, la questione dell'uovo e della gallina. cioè Si rincorrono tra di loro in un certo modo. È da sottolineare che il nuovo dicastero per il servizio della carità, secondo Pastor Bonus, c'era un'istituzione collegata con la Santa Sede che era denominata Elemosineria Apostolica, che adesso diventa il dicastero per il servizio della carità e segue immediatamente il dicastero per la dottrina della fede. Ciò sembra indicare che questi tre dicasteri, con distinte competenze, formano come un tutt'uno, che esprime la natura missionaria della Chiesa, che dà il colore a tutta la Chiesa. Infatti sembra volersi richiamare l'attenzione sul fatto che l'annuncio e la retta professione di fede devono diventare operativi nella carità. Inoltre la centralità dell'evangelizzazione è messa in luce anche dalla presidenza del dicastero per l'evangelizzazione che è attribuita direttamente al Romano Pontefice, mentre ciascuna delle due sezioni di questo dicastero sono poi rette da un proprio effetto a nome del Romano Pontefice. E fino alla riforma di Paolo VI ehm, presiedeva, il Papa presiedeva... Il Sant'Uffizio. Poi Paolo VI hanno, ha dato la struttura che anche la Congregazione per la Dottrina della Fede avesse un prefetto. Ma durante, per esempio, la, il, la, il fascismo e il nazismo, il Papa presiedeva la Congregazione per l'educazione cattolica e per i seminari, proprio per proteggere dalla ingerenza di tali regimi dittatoriali nell'educazione cristiana e nei seminari perché in fin dei conti in tutti i regimi i regimi totalitari primo controllo è sui seminari quando sono stati in Cina visitando i seminari in ogni seminario della chiesa ufficiale ci stava un rappresentante del partito comunista Perché tutti i regimi totalitari vogliono controllare la formazione dei membri, eh, diciamo, eh, chiave della vita della Chiesa. Terzo punto: comunione, sinodalità, quindi il fatto che sia il, il Santo Padre che presiede questo dicastero, vuole dire la sottolineatura che lui vuole dare alla necessità della evangelizzazione. Comunione, sinodalità e sana decentralizzazione. Il peambro al numero 4 mette la comprensione della curia romana in connessione con il mistero della Chiesa come comunione, che appunto dona alla Chiesa il volto della sinodalità, cioè quello di una Chiesa dell'ascolto reciproco in cui sono implicati tutti i fedeli, qualsiasi, qualsiasi sia il loro stato di vita e missione che nella reciprocità camminano insieme in ascolto dello Spirito. La riforma della Curia all'interno di una visione più ampia di riforma di tutta la Chiesa implica un cambiamento dei rapporti nell'esercizio del governo della Chiesa per renderlo più efficace riguardo alla finalità, appunto, che ha la Chiesa di annunciare il Vangelo della Salvezza a tutto il mondo. Senza dubbio la radice di questa visione la si ritrova nel concilio, cioè in quell'esigenza che si è manifestata fin dalla fase preparatoria del concilio e lungo la sua celebrazione di un nuovo rapporto tra i vescovi e la curia romana, quindi di una sua ristrutturazione e, ridef e ridefinizione. Dei suoi poteri e della potestà che i Vescovi per diritto divino hanno sulla Chiesa che è loro affidata. Il, e nello stesso tempo, però, della partecipazione, si metteva in luce nell'iter del cammino del, del Concilio, della partecipazione dei Vescovi nel governo della Chiesa Universale come aiuto al ministero del Romano, romano Pontefice. Come sapete, questo è sfociato nella riforma. Di Paolo, della Curia romana da parte di Paolo VI e nell'istituzione del sinodo dei Vescovi da parte di Paolo, di Paolo VI. Certamente era questo un seme posto nella terra ed ha richiesto tempo poi per fruttificare. Il primo seme è stato quello di Paolo VI, però poi ha avuto tempo per fruttificare, e tale frutto si esprime appunto nella sinodalità. Che è una prospettiva che coinvolge tutta la Chiesa e in modo particolare mette in stretta relazione il modo di concepire il sinodo dei vescovi, che non appartiene alla curia romana, e la curia e la curia stessa. Papa Francesco non, non identifica sinodalità e collegialità. Fino a Giovanni Paolo II si aveva una identificazione tra sinodalità e collegialità, quindi la sinodalità riguardava i, i vescovi e, uniti al Papa e quindi non identificando la sinodalità e la collegialità amplia la nozione di sinodalità a tutta la Chiesa, attribuendola a tutta la Chiesa. Mentre la sinodalità comporta, cito, il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa, fine citazione, la collegialità è una realtà limitata appunto al corpo episcopale, perché indica una forma dell'esercizio del ministero episcopale. Dalla realtà della sinodalità della Chiesa scaturisce la considerazione, cito, che ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. Quindi, non è tanto il, il diciamo, il grado accademico che si è avuto per trasmettere la fede. Perché chi ci ha trasmesso la fede a noi? I nostri genitori, nostra madre, mia madre diceva che la fede si trasmette dando il latte ai figli, cioè è un qualche cosa che entra dentro, ma se i genitori non danno questo, i preti e le suore e gli evangelizzatori, eccetera, possono fare poco. Certo, Dio può ripescare chiunque, ma è la famiglia che è sfasciata attualmente che non trasmette più la fede, con ecco, tutte le conseguenze perché ci si lamenta della mancanza delle vocazioni. Sì, ma la radice dov'è la mancanza delle vocazioni? È la famiglia che è sfasciata, i figli che non si fanno, oppure figli che non hanno né padre né madre, ma hanno quattro padri e quattro madri e otto nonni. Cosa dicevano? Quindi la prima trasmissione è attraverso e i nostri genitori non avevano una laurea in teologia. Ciò è reso operativo proprio nelle diverse forme di partecipazione nell'organizzazione e nell'azione della curia romana, perché fa sì che in qualche modo tutto il popolo di Dio possa partecipare alle decisioni. Inoltre, proprio come organo al servizio del romano pontefice, quindi al servizio anche dei vescovi e delle conferenze episcopali, L'agire della curia si deve svolgere secondo lo spirito di una sana decentralizzazione. Per diritto divino, il vescovo diocesano nella diocesi è affidatagli a tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per esercizio della sua funzione pastorale. Perciò possiamo dire che la Chiesa particolare gode, proprio per diritto divino, di una sua legittima autonomia. L'autonomia però è legittima quando è regolata dal principio della comunione, che è una comunione gerarchica. Di conseguenza, Pastore Sgregis di Giovanni Paolo II, al numero 56, afferma, i vincoli della comunione gerarchica che legano i vescovi alla sede apostolica richiedono una necessaria coordinazione tra la responsabilità del vescovo diocesano e quella della suprema autorità, che è dettata dalla natura stessa della Chiesa e lo stesso diritto divino a porre i limiti dell'esercizio dell'una e dell'altra. Cioè il diritto divino che pone i limiti anche all'esercizio della potestà suprema del Papa. Il Papa non può governare contro il diritto divino, il Papa non potrà mai annullare appunto la potestà ordinaria e propria che hanno i vescovi sulla Chiesa che è loro affidata. Però esige un coordinamento appunto tra l'una e l'altra autorità. Da quanto detto comprendiamo perché Predicate Evangelium parli di sana decentralizzazione e non semplicemente di decentralizzazione. In Predicate Evangelium un tale spirito di sana decentralizzazione è rivelata dai rimandi frequenti alla collaborazione e all'intesa che ci deve essere tra le istituzioni curiali romane e i vescovi e gli eparchi, le conferenze episcopali le strutture gerarchiche orientali. Al principio di sana decentralizzazione si potrebbe far corrispondere il principio di sussidiarietà, ma Predicate Evangelium non ne fa menzione, era uno dei principi che all'inizio era messo in luce che doveva guidare la riforma, come era uno dei principi che fu fortemente discusso nel sino del 2001 sui vesco, vescovi diocesani, ma, pu, ma poi nella, nel, nella pastore Sgregis non si fa più menzione del principio di sussidiarietà. Perché? Perché il principio di sussidiarietà non è un principio canonico, è un principio tratto dalla società civile, dalla società politica, cioè quali sono i rapporti all'interno della società politica tra le istanze superiori e le istanze inferiori. Per esempio la famiglia ha il diritto, il dovere di educare i figli e lo Stato entra e si sostituisce in maniera sussidiaria alla famiglia solo quando la famiglia non ha la capacità di educare i figli, altrimenti è illegittimo il suo, il suo intromettersi. Per cui, diciamo, è un, or un organismo esterno che entra come aiuto nell'azione che dovrebbe essere dell'organismo inferiore. Quindi son è l'azione di un organismo esterno in un altro organismo. Nella Chiesa non si può considerare la stessa cosa perché la Chiesa Universale e la Chiesa particolare vi è una mutua immanenza. La Chiesa, tutta la Chiesa Universale è in una Chiesa particolare e la Chiesa particolare è nella Chiesa Universale perché è la comunione delle Chiese particolari che forma la Chiesa Universale. Per cui l'autorità suprema è presente, il Papa e il Collegio dei Vescovi, con la loro potestà nella Chiesa particolare e anche però i Vescovi sono nella Chiesa Universale perché formano il collegio che governa la Chiesa Universale, quindi non si può applicare la logica politica nella Chiesa perché siamo fuori, per cui per questa ragione il rapporto allora tra la curia e il Papa, quindi la curia romana e i vescovi Deve essere regolato dal principio della comunione, della comunione gerarchica e di una sana decentralizzazione e quindi non si usa il termine appunto sussidiarietà. Quarto punto, la partecipazione. La sinodalità è resa operativa proprio nelle diverse forme di partecipazione nell'organizzazione e nell'azione della Curia romana, facendo sì che tutti coloro che operano nei suoi organismi. A qualsiasi categoria di fedeli appartengano, possano partecipare in qualche modo alle decisioni. La Curia romana, come insieme di dicasteri e uffici, coadiuvante romano-pontefice, è uno spiccato organo di partecipazione per il governo della Chiesa universale, esercitando in genere, appunto, potestà amministrativa nel caso dei dicasteri e potestà giudiziale nel caso dei tribunali. Tale dimensione partecipativa di ispirazione sinodale si attua nelle riunioni periodiche dei responsabili dei dicasteri, in maniera individuale o congiunta, con il romano pontefice. Nelle riunioni intradicasteriali, in ogni dicastero c'è il congresso, le sessioni ordinarie, sessioni plenarie, che poi dopo, se ho tempo, faccio accenno, e interdicasteriali. Cioè nella trattazione congiunta degli affari di competenza mista di più dicasteri, poi nelle riunioni dei capi dei dicasteri, nelle riunioni dei membri di un dicastero e negli incontri dei vescovi con i dicasteri, in occasione delle visite ad delimina che ogni cinque anni i vescovi debbono fare al Papa e agli organismi della Curia. Nella partecipazione dei laici, dei chierici dei membri degli istituti di vita consacrate e della società di vita apostolica, nel lavoro all'interno dei singoli dicasteri, anche in uffici di responsabilità. All'interno di ogni dicastero, appunto, strumento peculiare di partecipazione sono le sessioni ordinarie dei membri residenti a Roma per gli affari consueti o frequenti e le sessioni plenarie che devono essere almeno ogni due anni e alle quali partecipano tutti i membri per gli affari e le questioni di maggiore importanza e di principio. Tra i dicasteri e gli altri uffici all'interno dei singoli dicasteri e uffici si deve operare secondo il principio di convergenza, cioè si deve trovare il modo in cui tutti coprono all'unico fine, che è appunto quello della collaborazione al allo svolgimento del Ministero del Santo, del Santo Padre. Per favorire una maggiore coerenza e trasparenza nel lavoro della curia, il segretario di Stato, per disposizione del Romano Pontefice, regolarmente convoca i capi delle istituzioni curiali. Per discutere insieme i piani di lavoro delle singole istituzioni e la loro realizzazione, coordinare il lavoro comune, scambiare informazioni, esaminare le questioni di maggiore importanza, offrire pareri e suggerimenti e infine prendere decisioni da sottoporre al Romano Pontefice. Quindi potremmo dire che. E questa riunione, del, del, so, sotto la guida del segretario di Stato, appunto dei capi delle istituzioni della Curia, possa fungere in qualche modo come di un consiglio permanente del Papa perché discutono i problemi e presentano proposte al Santo, al Santo Padre. Il Romano Pontefice. Eventualmente poi tratta anche nel concistoro gli affari di maggiore importanza di carattere generale che sono già stati esaminati nelle riunioni dei capi dei dicasteri. Il principio di convergenza va evidentemente attuato anche all'interno di ogni dicastero, organismo e ufficio, per cui il lavoro di ciascuno deve essere svolto nella collaborazione verso l'unico fine. Le istituzioni della Curia, proprio per la natura e la finalità di quest'ultima nel suo complesso, appunto, collaborano poi con la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, che come già dicevo, però non fa parte della Curia Romana. Quinto punto, ministerialità e vicarietà della Curia. La Curia Romana ha un carattere ministeriale per il fatto che è uno strumento di governo del Romano Pontifice. Ora, il numero 5 dei principi così si esprime. Ogni istituzione curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal romano pontefice, in nome del quale opera con potestà vicaria nell'esercizio della sua funzione primaziale. Per tale ragione, qualunque fedele può presiedere un dicastero o un organismo attesa la peculiare competenza potestà di governo e funzione di quest'ultimo. Fine citazione di questo numero 5. Si ribadisce così il carattere vicario della curia, già affermato dalla Pastor Bonus al numero 8. Cioè in virtù della potestà vicaria ricevuta dal Romano Pontefice, le istituzioni curiali sono abilitate ad intervenire autoritativamente in suo nome, cioè in nome del Romano Pontefice, per competenza di materia o su richiesta dei vescovi o per propria iniziativa se fosse necessario. Da questo consegue un'altra affermazione, effettivamente innovativa, che qualunque fedele, quindi anche un laico o una laica, può presiedere a un dicastero o un organismo della curia, ma appunto precisa attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione di tale di castero. È evidente, questa è una mia opinione, non si trova scritto nella Costituzione, che vi sono di casteri che per la loro natura e finalità richiedono, cioè sviluppo qui quella affermazione, attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione del, di castero. Cioè vi sono di casteri che per la loro natura e finalità... Richiedono che prefetto sia un vescovo e segretario almeno un presbitero, per esempio il dicastero per l'evangelizzazione, per la dottrina della fede, le chiese orientali, per i vescovi, per il clero. Altri invece, per i quali può essere giudicato opportuno che tali cariche siano ricoperte anche da laici o laiche, per esempio il dicastero per i laici, la famiglia e la vita per lo, il servizio dello sviluppo umano integrale. Per esempio il Papa recentemente ha nominato come segretario del dicastero per i laici, la famiglia e la vita un laico di 38 anni sposato con due, con due figli e nel dicastero per i laici si esercita giurisdizione approvando i, i, gli statuti delle associazioni, commissariando i moderatori supremi delle associazioni pubbliche e anche eventualmente appunto dimettendo il, il governo di un'associazione. Per cui il segretario firma i decreti di questi tipi di decreti. E, e nello stesso tempo, e poi appunto, il dicassero del Servizio dello Sviluppo Umano Integrale per la comunicazione, anche per i testi legislativi. E poi il dicastero per i studi di vita consacrata e società di vita apostolica, perché non potrebbe essere una suora competente in materia. Si rende chiaro in questo modo che chi è preposto a un dicastero o un altro organismo della curia, e questo è importante comprenderlo, non ha autorità per il grado gerarchico di cui è investito, ma per la potestà vicaria che riceve dal romano pontefice ed esercita suo nome. Se il prefetto e il segretario di un dicastero sono vescovi, ciò non deve far cadere nell'equivoco che la loro autorità venga dal grado gerarchico ricevuto, come se agissero con una potestà ordinaria propria e non con la potestà conferita loro con l'ufficio da romano pontefice ma vicaria. La potestà vicaria per svolgere un ufficio è la stessa se ricevuta da un vescovo, da un presbitero, da un consacrato o una consacrata o da un laico o una laica. Nella Chiesa la potestà si dice ordinaria quando è collegata a un ufficio. Quando viene conferito un ufficio gli viene data la potestà per poter esercitare quell'ufficio. Questa è potestà ordinaria. Però questa potestà ordinaria si distingue in potestà ordinaria propria, cioè che chi la riceve la esercita a nome proprio, il vescovo, il parroco, eccetera, il papa, e vicaria, quando pur essendo collegata all'ufficio viene esercitata a nome di un altro, come appunto i, i dicasteri che la esercitano e gli ufficiali dei dicasteri che la esercitano a nome del papa, o il vicario generale o i vicari episcopali in una diocesi a nome del vescovo l'esercito, ma la ricevono con e l'equivoco se no, non si deve cadere nell'equivoco se prefetto o segretario è un vescovo o un prete che abbia un'autorità, una potestà ordinaria propria per il fatto che è vescovo, no? Ha ugualmente la potestà ordinaria vicaria come la può avere un laico o una laica oppure un consacrato o una consacrata. Inoltre, predicate evangelio, ma l'articolo 15 afferma che membri delle istituzioni curiali, oltre cardinali, vescovi presbiteri e diaconi, possono essere anche alcuni membri degli istituti di vita consacrata, della società di vita apostolica ed alcuni fedeli laici. E non si aggiunge, attenzione, quanto si trovava nel corrispondente articolo 7 della Pastor Bonus di Giovanni Paolo II che affermava la Pastor Bonus ma fermo restando che gli affari quali richiedono l'esercizio della potestà di governo devono essere riservati a coloro che sono insigniti dell'ordine sagro. cioè in quei dicasteri in cui c'erano dei laici venivano esclusi dalla votazione se la votazione era una decisione che comportava esercizio della potestà. Questo non si ritrova nella Predicate Vangelium, perché è uguale, i due articoli sono uguali, però non c'è quest'ultima inciso, il che è importante perché vuol dire che nelle votazioni i laici membri dei dicasteri votano come tutti gli altri, anche se poi queste decisioni devono essere presentate al Papa ma esercitano potestà e giurisdizione in quei dicasteri in cui avessero delle incombenze di responsabilità di segretario o di, di capo del dicastero, con compiendo atti che comportano l'esercizio della, della potestà. E questo è importante perché di fatto viene a dirimere la questione qual è l'origine della potestà della Chiesa. C'è chi afferma che è solo il sacramento dell'ordine e allora i laici sono completamente esclusi. E il Papa da dove la riceve tale potestà? Se è dal, dal, dall'Episcopato. Come vescovo è uguale a tutti gli altri, gli altri vescovi. Allora ogni vescovo riceve la potestà di Papa ma non la può esercitare fino a che non è eletto Papa. Questo è un assurdo. Per cui viene indirettamente a dirimere la questione che la potestà nella Chiesa viene dalla missione canonica dell'autorità. Poi ci sono uffici che richiedono il sacramento dell'ordine, essere parroco o essere vescovo, o essere papa, non, 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 non può essere un laico, ma altri non lo richiedono, come appunto essere a capo di un dicastero o segretario di un dicastero. Infine, e termino, l'indole pastorale e strumentale della curia romana. La pastor Bonus già sottolineava fortemente l'indole pastorale della curia romana. E questo viene ripreso anche nella, nella predicata Evangelium. E la curia è lo strumento della continua comunicazione tra il centro della Chiesa e la sua periferia. Infatti, la curia romana raccoglie ed elabora la ricchezza delle varie Chiese particolari e dei loro raggruppamenti, data dalla diversità delle culture in cui sono immerse le Chiese particolari e da cui sgorgano iniziative e proposte creative riguardanti l'evangelizzazione, e nello stesso tempo rende partecipi le altre Chiese della ricchezza di ciascuna Chiesa. Per questo lo scambio tra i capi di Castero. Particolarmente importante a questo proposito appunto sono le visite ad Elimina, Proprio perché espressione della diaconia pastorale del romano pontefice, la curia affinché nell'espletamento della sua attività si realizzi, appunto come una diaconia, non può quindi essere di impedimento della, della comunicazione diretta tra i vescovi e il romano pontefice. Ogni vescovo ha il diritto direttamente di conferire con il romano pontefice, non necessariamente deve passare per gli organismi della curia. Per questo le istituzioni curiali per le, nelle questioni più importanti debbono collaborare con le chiese particolari, le conferenze episcopali e le loro unioni regionali e continentali, nonché con le strutture gerarchiche orientali. Per cui i documenti di carattere generale di maggiore importanza e quelli che in modo speciale riguardano alcune chiese particolari, debbono essere preparati tenendo conto del parere delle istanze locali, sia delle diocesi che dei raggruppamenti racc di, di chiese. E quando viene fatto a loro un documento deve essere comunicato direttamente ai Vescovi e alle conferenze episcopali, alle strutture gerarchico orientali e non semplicemente al legato pontificio, al legato pontificio ma anche direttamente appunto, ai, ai Vescovi. E con questo termino perché vedo che sono andato fuori di sei minuti dal, nella esposizione. Grazie per l'attenzione. Ringrazio di cuore il cardinale Ghirlanda per questa esposizione così ampia e bella approfondita della costituzione apostolica ci ha aiutato ad entrare meglio a comprendere grazie di cuore. Adesso ci diamo 15 minuti di pausa. All'esterno abbiamo un piccolo rinfresco per poter rifocillarci e alle 11:30 ritorniamo per la seconda parte della mattinata per dare la parola a Sornata car Grazie.